trovate all'appuntamento con Un Ponte con la Storia, il nostro format che racconta storie e personaggi riminesi. Oggi parliamo di musica. Rimini è sempre stata una terra feconda di band, di musicisti, di artisti, e tra questi personaggi c'è anche una band molto particolare. Per la sua storia anche per il suo percorso sono i Rangzen e oggi noi abbiamo il piacere di avere il padre fondatore nel vero senso della parola dei Rangzen Claudio Cardelli, benvenuto. Buongiorno a tutti, buongiorno Maurizio. Allora, noi come in ogni puntata all'inizio vi proponiamo un breve servizio per introdurre il tema di questa settimana. Vediamo Nel 1997, quando Claudio Cardelli propone ai figli adolescenti Francesco e Riccardo, ai quali ha trasmesso la passione per la musica degli anni 60 e 70, di dare una svolta al trio familiare con il quale si esibiva. Insieme a due musicisti reduci dall'esperienza degli Apple Jam, danno così vita ai Rangzen. Il principale riferimento del repertorio sono i Beatles, ma insieme ai Fab Four c'è tutta la grande musica degli anni 60 e 70, decenni ripetibili di sperimentazioni e rivoluzioni musicali e anche gli strumenti ripropongono fedelmente suoni e atmosfere dell'epoca. La formazione è composta da Claudio, Francesco e Ricchi Cardelli, Enrico Ciucche Giannini e Marco Vannoni. Emblematico il debutto nel gennaio del 1998, in un teatro Novelli Gremito, con lo spettacolo Chiedi chi erano i Beatles, qui fa seguito un anno dopo Like a Rolling Stone. I Rangzen si fanno presto conoscere in raduni beatlesiani e non solo, producono album e registrano otto brani negli Abbey Road Studios di Londra, dove i Beatles hanno registrato i loro lavori più iconici. Alla console c'è Alex Scannell, il fonico di McCartney, che definisce excellent il loro lavoro. Ci sono sfide al limite dell'impossibile, come quella di riproporre integralmente e fedelmente all'originale Sgt. Pepper, e centinaia di concerti con un repertorio che abbraccia anche Stones, Doors, Hendrix, Led Zeppelin e i grandi del rock oltre a composizioni proprie. Ma nel nome e nell'esperienza della band. C'è anche il Tibet e la sua causa per l'indipendenza e indipendenza è appunto il significato del termine Rangzen, una causa per la quale Claudio, presidente dell'Associazione Italia Tibet, è da sempre attivo e che porta la band a partecipare dentro e fuori dall'Italia a tanti concerti per il Tibet, compreso un concerto in India davanti al Dalai Lama e 10.000 tibetani e la bandiera del paese delle nevi. Spesso accompagna sul palco i concerti di questa band col cuore tra Rimini, l'Inghilterra e il Tibet. Questo è un bignamino di una lunga esperienza. Ben fatto. Partiamo dall'inizio. Quando ti sei appassionato alla musica, in particolare a questo tipo di musica? Andiamo lontanissimi nel tempo. Io ho debuttato come membro di una band di Log a Pesaro nel 1966, ottobre del 1966. Primo brano eseguito dal vivo, Painted Black dei Rolling Stones, che ho, il cui inizio ho ripassato più volte a casa, molto emozionato, ho 16 anni. E quindi sai, io sono proprio di quella generazione contaminata da quel periodo magico che sono stati i primi anni 60, metà anni 60, fino alla fine degli anni 60. Quindi quando tu sei adolescente, teenager, in quel periodo lì succhi tutto quello che arrivava in un modo così. Uh, Dinamico, romantico, violento, era tutto un mix di un fermento incredibile. Mi ricordo degli anni veramente magici. Poi, dopo, è stato il viaggio in India, che anche lì ero molto giovane, e sono stati i Beatles che mi hanno anche, diciamo, influenzato molto sulla mia passione per l'Oriente e per l'India, che poi è è diventata una cosa diversa rispetto ai primi anni, cioè è diventato l'impegno per il Tibet e queste cose, ma è, diciamo che la musica dei Beatles ha avuto un'influenza importantissima in molte cose della mia vita. Il primo brano dei Beatles che hai imparato, te lo ricordi? Il primo brano dei Beatles che ho imparato è stato Please, Please Me un 45 giri che era a casa di un mio amico che io non avevo ancora sentito che mi, <ride> mi scioccò per la potenza di queste voci questo riff e comunque la prima canzone che ho imparato con la chitarra è stata The House of Rising Sun degli Animals che era un riff famosissimo che tutti noi chitarristi di quel periodo usavamo con la lingua fra i denti per per fare le prime le prime nostre... Anche perché non c'erano le tabulature su internet. Ma non c'era nulla, diciamo che avevi il disco, eh, se era un album 33 avevi la fortuna di avere i 16 giri, quindi lo rallentavi alla metà e rallentando riuscivi a sentire magari Pum, to, pu, pum. <ride> però capivi meglio le parti, si studiava così. Poi c'erano degli spartiti eh, che pubblicava la, la Carish, dove c'erano le canzoni dei Beatles eh, con le tablature tutte spostate, però in Mi bemolle, quindi gli accordi non erano quelli originali e dovevi fare anche diciamo, il lavoro mentale di capire se lì era scritto in Mi bemolle e invece era un La, e dovevi fare tutti i giretti, insomma. Era... Molto artigianale la cosa, oggi i mezzi sono incredibili per la didattica, infatti è pieno di gente bravissima che suona molto molto bene. È una passione che poi comunque ti ha accompagnato nel tempo fino a farla diventare anche la passione dei tuoi figli. Sì, eh, sì insomma, insomma a casa mia la musica, le chitarre ci sono sempre state ehm, e i miei ragazzi hanno cominciato a respirare queste cose da subito. Io ho dei video di Francesco a due anni che fa Pete Townsend, ti gira la chitarra. A due anni, cioè ancora che dovevessi il pannolone, ho cioè un video dell'84. Sì, eh, quindi loro proprio, infatti, in, in famiglia dicono che li ho rovinati, <ride> questa cosa, però insomma. Eh, Invece sono due talenti, tutte e due, lo posso dire tranquillamente, sono molto molto più bravi di me e, e scoprendo questo loro talento, capendolo da subito, eh, quando avevano 9-10 anni, che anche loro erano appassionati, sentivano cose diverse di quei guns N Roses, queste robe qua, eh, che per me erano già roba che non mi apparteneva, però mh, mi ricordo una cosa in un particolare che Riccardo non avendo mai studiato inglese ripeteva, cantava una canzone dei Dream Theater eh, pronunciando benissimo tutto cioè memorizzando il suono delle parole pronunciate in inglese al che ho capito che avevano anche questa diciamo capacità infatti loro sanno a memoria veramente centinaia e centinaia di canzoni eh, come facciano non lo so però è così e quindi da lì hanno cominciato a voler imparare a suonare la chitarra, gli strumenti e io all'inizio non, non, non li ho mai favoriti o influenzati, ho lasciato che chiedessero loro. Che secondo me è un buon modo per appassionare i ragazzi quando vedi questi genitori che sono ossessionati no, dal fatto di devi fare, devi andare a tennis, devi andare a aiugare. Invece, io mi ricordo che gli dicevano: Se hai le mani troppo piccole, Francesco era molto scocciato. Perché poi ha un cugino, eh, figlio di mia sorella, che è un bravissimo chitarrista, qualche anno più di loro, che già suonava molto bene quindi c'era anche questa emulazione. Poi Riccardo invece che faceva il cantante, ma insomma era una cosa anche un po' comica perché mi sono esibito con loro che avevano la prima volta in pubblico, avevano 12 anni, 14. Una volta mi ricordo anche rischiato che il padrone di un locale vedendosi arrivare non ci volesse far suonare perché aveva paura eh, dei sindacati, della, era un, un locale che si chiamava Norton, qui sul mare ma che sono questi? Beh, sono componenti della band. Ah, it's impossible, no! Sono i miei figli, sono sotto la mia tutela. Insomma, ho brigato molto e alla fine siamo riusciti. Comunque immagino ci fosse anche un, in casa un bel armamentario anche di questi strumenti che eh, sono sì. poi quegli strumenti dell'epoca. Come, come li hai raccolti? Allora, guarda, la cosa degli strumenti nasce con i Ranzen, nel senso che io avevo quelle Due 3-4 diciamo, chitarre d'ordinanza che mi trascinavo dagli anni 60 e, e quindi le avevo una telecaster del 67, una 12 corde, un basso, eh, però non avevo diciamo. L... Poi dopo qui la, la, la conoscenza, l'amicizia con alcuni personaggi di Rimini come Tony Imperato e Roberto Cola che erano appassionati di chitarre vintage mi hanno fatto un po' capire che quello era un mondo, diciamo, affascinante anche dal punto di vista degli investimenti, molto molto interessante e quindi mi ha preso quella che in inglese viene chiamata GAS, cioè Guitar Acquisition Syndrome eh, per cui tu praticamente diventi un po' addicted a questa cosa e io adesso ho tante chitarre, non dico quante, e ho anche dei bei pezzi che ho comprato in periodi buoni e sono, stati, e sono un, un buon investimento. Ho delle chitarre appartenute a personaggi famosi, a Graham Nash, eh, a, a, a Ivan Graziano, che era stato il mio grande amico. Eh, una chitarra appartenuta, due chitarre appartenute a Greg Lake degli Emerson Lake Pan, insomma, a parte queste che sì, però ho delle chitarre belle, mi piacciono, le suono, le, us le usiamo, e le, insomma, le facciamo lavorare. Non sono solo un investimento, ma sono anche uno strumento di lavoro che caratterizza anche gli amplificatori. Noi abbiamo una, diciamo, un backline veramente molto, molto ortodosso dal punto di vista del suono sono tutte chitarre degli anni 60 boh, amplificatori vox degli anni 60 sono assolutamente non è comparabile con le cose di oggi. Quando è cominciata questa esperienza dei Rangten poi diciamo avete preso diversi canali qui a Rimini, insomma avete avuto tantissimi Concerti, ma siete anche entrati poi nel circuito dei bitolsiani, diciamo quindi avete sì, sì, avuto beh. subito da fare. Diciamo. No, guarda, allora, diciamo, Maurizio, che eh, questa formula del papà con i bambini che è un po' patetica, un po' così, ma insomma melensa, però a, piaceva molto, era molto, di, incuriosiva molto. Poi i ragazzi erano veramente bravi. Se guardi i video del 98 al Novelli, Riccardo non aveva 14 anni, aveva 13 anni e Francesco non eh, ne aveva. Eh, ne aveva 15, eh, sì, 98, dell'82 aveva 15 anni. E, e tu vedi che questi due ragazzi hanno una maturità anche come stare sul palco, così. quindi erano anche bravi onestamente, insomma, non è che, se no diventava una, una cosa un po' una parodia. E quindi abbiamo avuto questa fortuna di... Di trovare l'amico Giambelli, il presidente dei Beatlesiani italiani, che ci ha subito preso in simpatia, e con lui siamo anche riusciti ad andare agli Abbey Road Studio a registrare questo album, che insomma, è stata una delle tappe fondamentali del nostro, del nostro percorso, con una, anche un'emozione per me veramente. Io ti devo dire che ne ho, insomma, ho fatto tante cose nella vita, ma quando sono entrato con la chitarra tracolla dentro lo studio 2 di Abbey Road. Mi, mi cedevano le gambe, ero proprio ero molto più emozionato di loro, giustamente, perché io gli Aberodi li avevo mitizzati da quando ero ragazzo, loro per loro era una cosa di, di oggi. Abbiamo suonato al Beatles Day di Brescia boh, decine di volte, e poi siamo andati in Svizzera a suonare, poi siamo andati in India, siamo andati a New York, alla Tibet House e abbiamo suonato anche lì. Quindi insomma abbiamo Purtroppo, sai, come gruppo semi-professionista abbiamo dovuto purtroppo rinunciare a tantissime opportunità. Eh, dicevamo, potevamo andare in Svezia, per esempio, poi anche in altri posti più pericolosi, tipo Romania, <ride> lì forse abbiamo fatto bene a non andare. Però, ehm, eh, impegni di lavoro, impegni di scuola, capito? Eh, non, non riuscivamo a dire andiamo via, molliamo tutto e facciamo, facciamo i professionisti. però avremmo potuto farlo sicuramente con questa formula diciamo, di, di suonare in maniera anche molto particolare. Perché una cosa a cui io tengo molto è il fatto che i Ranzen veramente non possono essere liquidati come una, una cover band perché noi abbiamo. Quasi il repertorio, ormai quasi mille pezzi. Che è una cosa, secondo me, boh, vorrei sapere quali gruppi al mondo hanno un serbatoio così completo eh, di, di cose e anche molto particolare. Poi a volte facciamo degli sforzi. Diciamo di prove per fare una canzone che suoneremo una sola volta, hai capito? È perché ci piace proprio è, e credo che quelli che ci vogliono bene, che ci seguono, apprezzino anche questa nostra passione e questo lavoro. Adesso abbiamo fatto un concerto sui Rolling Stones, avendo più di 100 pezzi dei Rolling Stones disponibili, ne abbiamo messi su altri 3 o 4 nuovi per avere delle cose nuove e ci è piaciuto. Abbiamo messo su We Love, you, abbiamo messo su um, le DJ e poi altre cose che non avevamo mai suonato. Probabilmente le DJ l'avremmo suonata quella sera non la faremo più, forse. Chi lo sa. Quindi, abbiamo visto anche un sitar. Sì, sì, beh, di diciamo, Io, ovviamente, essendo così appassionato di India, eh, ho molti strumenti. Molti insomma, ho diversi strumenti indiani a casa, quindi tabla, gli harmonium, il sitar, il tampura. E, e col sitar, essendo. Diciamo, il George Harrison dei Runs non, non ho potuto non esercitarmi. Mi ha fatto diverse volte canzone dei Beatles, With a New Without You, Love You, you Two, The Inner Light, dove c'è il sitter che suono io. E, e questo ci porta anche, è doveroso anche parlare di questo tuo interesse per il Tibet. Come ecco, sì. è nato? E, come poi lo hai portato avanti? No, è nato in un primo viaggio in India nel 1977, quando sono andato in India col pulmino classico di quegli anni, quindi tutto via terra, un viaggio quasi di tre mesi: un momento diciamo di libertà. Finito il militare, appena sposato, avevo eh, finito un lavoro, aspettavo di trovarne un altro e quindi sono andato in India attraverso i Balcani la Turchia, l'Iran, il Pakistan l'Afghanistan e, e quando sono arrivato a Nova Delhi casualmente ho incontrato un gruppo di tibetani eh, profughi che li ho notato io avevo già letto il segreto Tibet avevo un una certa conoscenza del mondo tibetano, ma non avevo mai avuto l'opportunità di conoscere dei tibetani veri, tra virgolette. E, e, questi, e questi tibetani, ero con un ragazzino indiano che ci faceva un po' da pesce guida, si sono fermati a parlare, io ho chiesto al ragazzino se mi poteva aiutare a capire cosa dicevano così, e loro raccontavano della loro fuga dal Tibet durante la rivoluzione culturale. E a un certo punto nel raccontare questo hanno cominciato a piangere, a singhiozzare proprio. che io ero imbarazzatissimo perché, oddio, cosa gli ho chiesto? E questa cosa Maurizio veramente mi ha scosso tantissimo da allora, questo pianto, questo. Quindi sono tornato in Italia con questa. Con questa come, con contaminazione psicologica di, di pensare a questa gente, alla loro vicenda, così. Dopodiché la malattia dell'India mi ha preso subito, sono tornato subito l'anno dopo, poi gli anni ancora. Sono da, da allora diciamo che sono andato in India quasi tutti gli anni visitando tutte le aree tibet, di cultura tibetana, quindi il Ladakh, il Bhutan, il Sikkim, lo Spiti, eh, il Machal Pradesh eh. Venendo a contatto con, con, con questo mondo in maniera più approfondita. Poi, nell'87 sono andato in Tibet, che avevano appena aperto, eh, e tornato dal Tibet con alcuni amici, tra cui Piero Verni, che è un mio grandissimo amico con cui abbiamo fatto tante cose insieme, abbiamo deciso di fondare l'Associazione Italia Tibet proprio per dare un'impronta professionale, attiva alla causa, alla causa tibetana. E quindi dall'87 sono 37 anni, esatto, 37 anni aprile, proprio questi giorni l'abbiamo fondata, abbiamo fatto un sacco di cose dove anche i Ranzen sono entrati più volte, quindi concerti per il Tibet, concerto in India davanti al Dalai Lama, concerti in Svizzera per il Tibetan, cioè gli eventi che... In Svizzera ci sono circa 6.000 tibetani. È il luogo più, diciamo, dove c'è l'assembramento più numeroso di tibetani rifugiati in Europa e, e quindi questo, questo nome ci ha portato anche a queste situazioni particolari, a carattere diciamo, umanitario, politico, anche se vogliamo. E la cosa continua adesso, ti dico, settimana prossima sono al Senato a Roma che per un convegno dove appunto parlerò come Presidente dell'Associazione Italia Tibet. Eh, C'è un gruppo interparlamentare per il Tibet che con, contiene senatori e deputati di tutti i partiti che io nel, nel mio piccolo sono riuscito un po' a, a creare, insomma contattando. Eh, L'hanno fatto loro, però il lavoro dietro è stato fatto da noi. Ecco, e quindi questo è un altro degli aspetti su cui l'Associazione lavora. E tutto questo comunque dopo più Di un quarto di secolo, comunque i Rangzen sono ancora in attività. I Rangzen sono ancora in attività. Abbiamo suonato l'altra sera alla House of Rock al, per i 60 anni di un amico, Daniel Angelini, che è ben conosciuto, c'erano tutti musicisti, insomma, una gran parte dei musicisti di Rimini per ammaggiare questo, questo musicista, questa bella persona che tra l'altro aveva suonato anche con Ivan Graziani. E, e suoneremo adesso, in varie città, il 5 maggio, suoniamo al. Al caffè degli artisti, forse il 1 maggio suoneremo qui a Rimini. E poi suoneremo alla, alla festa del, dell'Unione Buddista Italiana il WESAC il 25 di maggio, poi il 31 di maggio ancora la House of Rock dove faremo di nuovo i Rolling Stones. Questo diciamo nel mese prossimo, ma siete anche un po' vi sentite un po' un'eccezione perché comunque di di band che hanno questo diciamo, ritmo e queste, anche questa possibilità di suonare poi i tuoi figli comunque lavorano anche con la musica però diciamo che siete un bel esempio anche per le nuove generazioni che magari hanno un po' perso anche il gusto del suonare live ma guarda io su questo non sono cioè c'è un sacco di gente che suona purtroppo eh è difficile avere ingaggi cioè tu pensi che cos'era Rimini guarda guardavo tempo fa mi è capitato un volantino del Barge te lo ricordi no? Sì. Barge. il tempo era Luca Paci mi sa che lo gestiva in quel periodo o forse no era già Luca Paci guarda un mese di marzo del 2002-2003 mi pare 31 giorni 30 live cioè 31 giorni in marzo in stagione mortissima Capito? 30 concerti, c'è stato solo un giorno che non hanno suonato che era un lunedì che forse era chiuso, non so. E questo per dirti che cos'era Rimini, capito? Adesso, francamente, meno male che eh, lì, Lorenzo ha aperto questa house of rock credo, con degli investimenti importanti, il posto è bellissimo e anche lì c'è un po' di musica, là. però eh, non c'è tanta opportunità per per i giovani di esibirsi in locali sì situazioni piccole economiche due persone in un piccolo pub perché si riesce a pagare un cachet ma una band come la nostra che insomma sono cinque persone a volte siamo sei col percussionista con Andrea Garavelli a volte sette come con gli Stones è venuto niente meno che Citarella a suonare il basso dopo sai pagare sette persone con un ambaradan di roba così eh, ci vuole anche no? un, un income eh, adeguato, e che, che purtroppo, però insomma, diciamo che poi ripeto, non andiamo lontano. Siamo andati a Napoli tantissime volte a suonare, che ci amano molto. Posso dirlo: guarda, uno dei nostri fan più importanti è Edoardo Bennato, che ci adora proprio, beh, ci dice delle cose che non dico per, per imbarazzo, ma lui ci ha sentito proprio al Barge una sera, non ci conosceva, ed è rimasto colpito dal repertorio, perché facevamo cose assolutamente eh, difficili da sentire da, da gruppi live, quindi ci ha avvicinato e, ma, e ci ha chiesto, dice, ma voi avete fatto Avete fatto Backstreet Girl dei Rolling Stones? Dico sì, dico, è una ballata bellissima. Ah ma sì è fate anche Moonlight Mile? Dico ma sì, facciamo anche Moonlight Mile. Gli abbiamo fatto questa qua. Gli ho mandato la Backstreet Girl che abbiamo fatto al Tiberio qualche mese fa. E, insomma, Ci sentiamo spesso. Lui ha una grande considerazione dei rand. Lo dico senza problemi perché la manifesta pubblicamente io penso di essere di aver sentito una delle pochissime versioni live di Eleanor Rigby proprio dai dai eh. sono proprio quelle cose che sì, sì. l'intermezzo di Bohemian Rhapsody che dal vivo non ci si mette neanche no no l'abbiamo fatta sia con l'orchestra di Rimini con Grande emozione, che quello il Galli quello è stato un concerto veramente memorabile, ma la facciamo anche da soli con, le tas con due tastiere. Marco il batterista che è diplomato al conservatorio, tra l'altro, che suona con Enrico, e facciamo l'anno al rugby. Eh, sì, sì, ma... siamo quasi arrivati purtroppo in conclusione perché starei ore a, so, a parlare. Di... Io purtroppo di... sono un po' un fiume in piena, me ne hai hai Giustamente, qua. hai mai tenuto una stima di quanti concerti avete fatto? No, onestamente no, però diciamo che mediamente 40-50 concerti all'anno per 25... Una bella cifra. Una bella cifra, sì. Oggi i tuoi figli comunque vivono con la musica, per la musica di musica ti senti orgoglioso di questo? Sì, i miei figli hanno, uh, hanno fatto questa fine, <ride> no, io scherzo, sono molto bravi, sono contento e lavorano, Francesco suona con Filippo Graziani, e hanno messo su una band veramente strepitosa, Riccardo collabora con diversi musicisti, hanno fatto colonne sonore anche per dei film. Eh, la, la, Riccardo adesso è in tour, sarà in tour con Mace, questo produttore di Milano molto bravo, e, insomma, spa, poi hanno un, una loro formazione che si chiama Funk Crimini, dove fanno funk elettronico, eh, che a me non piace tantissimo, ma eh, sono bravi con Enrico e con eh, Chino batte, alla batteria. E poi cos'è che c'hanno? C'hanno anche altre cose. Sì, Francesco adesso era in Puglia con la Francesca Romano. Insomma, come musicisti pescano un po' in diverse... però fondamentalmente, ecco, Ranzen, Filippo Graziani, Maes, questi sono... E, e fan crimini. Quando io ero giovane tu non potevi suonare con nessuno se non con la tua band perché erano tutti gelosi fradici e io una volta ho sostituito un chitarrista, tutti quelli del mio gruppo erano davanti a me che mi guardavano se mi divertivo troppo, capito? Adesso invece la si dà a tutti. L'ultima considerazione, quando le prime volte suonavi in giro, anche fra la perplessità dei gestori dei pub come si raccontavi con i tuoi ragazzi, Pensali che comunque sarebbe nata questa esperienza dei Rangzen e che avrebbe fatto questa strada fino al Tibet, fino a Beirut? Sì, sì fino al Tibet sicuramente. Cioè io, quando uh, si è messi a discutere su come chiamare la band, eh, io ho proposto questo nome. Loro hanno arricciato un po' il naso, non capivano e così, ma io mi sono impuntato perché intanto esiste una band Rangzen in India da Ramsala. E perché sentivo fortemente che questo nome si avrebbe portato a fare cose speciali e co avevo proprio anche visualizzato noi che suonavamo ad Aramsala l'avevo visto proprio come in una premonizione e, e poi quando abbiamo incontrato Gogo e Marco che abbiamo fatto il gruppo vero in cinque, da tre che eravamo con, con le batterie elettroniche eccetera, siamo diventati una band loro, Bitolsiani doc, eh, siamo stati al Beatles Day di Brescia, ci hanno veramente applaudito molto, considerato molto e allora anche lì ho avuto questa idea che forse saremmo andati a suonare in Inghilterra e, e così è stato. Abbiamo suonato al Cavern anche, nel ecco, tempo. un posticino. Sì, non... sì, Noi ringraziamo Claudio grazie a te trovate tantissime cose poi su internet, tanti video e ci saranno ancora, ne sono sicuro, tantissime occasioni di sentirvi. Grazie per essere stato qui. Grazie con. a voi, grazie. Grazie a voi per averci seguito. L'appuntamento è con la prossima puntata di Un Ponte con la Storia.